Ciao ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Sono contento che vi stanno facendo tutte le varie presentazioni dei personaggi. In questo momento stiamo guardando Ultron Prime. Eccolo qua che saluta anche, fa chiamare anche i suoi amici. Sapete benissimo che può anche volare in questo modo e scendere in picchiata. Ok, ci guardiamo anche l'altro perché ce ne sono di diversi. Abbiamo anche Ultimate Ultron. Questo forse magari è un po' più carino. Può colpire i vari personaggi come al solito. Si scaraventa anche in questo modo. Avete visto come colpisce? Nella picchiata non fa una piega. Facciamo un attimo una cosa. Ci prendiamo da questa parte qualcuno di grosso, così magari lo possiamo anche colpire e vedere come funziona. Avete visto come colpisce? È veramente galattico, galattico ragazzi. Vabbè, naturalmente può volare, questo ve l'ho fatto vedere, ma del resto tutti gli Ultron penso che possano volare. Abbiamo Ultron MK1. Questo invece per esempio non vola, è come non detto, abbiamo detto che tutti volavano e invece questo non vola. In pratica ha la parte, vabbè, il fatto che può chiamare i vari personaggi, questo non va, ha la parte posteriore del cranio. Non so se riuscite a vederla, ma è trasparente. Non so se può essere una cosa figa, ma non lo so. In pratica è spaccato, è come se avesse preso un calcio o un pugno o qualcosa del genere. Andiamo avanti. Chi abbiamo? Ultron Prime, l'abbiamo visti praticamente tutti. Andiamo avanti con Ulysses Klaue. Questo non lo conosco. C'ha la barbetta. Dovrebbe avere in pratica qualcosa. Sì, c'ha l'arma per sparare. Infatti in questo momento sta colpendo il nostro fantastico Ultron. E basta, poi non fa più niente. Vabbè, colpisce a distanza. Vabbè. Ah, cioè usa anche la radiolina per chiamare praticamente le varie persone. Come potete vedere, anche la picchiata va benissimo. Ok, andiamo avanti con Union Jack. Diciamo che Union Jack è una sorta di Captain America con la bandiera. Che cosa lanci? Questo è quello che... Ah, sono delle bombette. Sì, con la bandiera inglese. Ah, c'è anche il mirino con la bandiera inglese. Carina sta cosa. E basta, poi non fa più niente. Andiamo avanti con Ultron Sentry, che personalmente non assomiglia per niente al nostro Sentry. Però ragazzi è molto veloce. Avete visto come cavolo? Porca miseria, lo vedo abbastanza velocino, eh. Che cosa fa? Può sparare, ma manco per niente. Non fa più niente. E basta. Andiamo avanti con Ufficial Ultron Sentry. Abbiamo anche quello ufficiale. Sarà praticamente uguale, pensano. Avete visto come schizza. Ok, atterraggio. Dove fa? Ah, ecco qua, dove è finito. Anche lui può sparare in questo modo. E per il resto non fa una mazza. Ok, andiamo avanti. Abbiamo Valkyria. Valkyria è bello. Oh, avete visto? Fa un salto normale, doppio salto, fa la capriola. E atterraggio? Non lo fa atterraggio. Ah, ecco, quella, giustamente con la spada. È di ferro, Hulk. Porca miseria. Vabbè, questo poi è il classico di quando hanno la spadaccina che possono praticamente fare la piroetta. E basta. Andiamo avanti. Vale. Oh, che bella tuta che c'hai. Oh, questo non me lo ricordavo proprio. Ma manco per niente me la ricordavo. Dovresti fare qualcosa. Ah, questa è quella che dice che c'ha la multa facile. Ok, vediamo un po'. Ok, sì, colpisce anche a distanza. Vediamo se riusciamo a farlo un'altra volta con la cosa di prima. Ecco qua, in pratica vola, diventa mezzo busto. Oh, fantastico, vabbè. Andiamo avanti con Viper. Va Viper. Non vedo che abbia niente di particolare a parte la pistoletta. Oh no, invece caccia la frusta. Ah, pensavo che colpisse con la frusta. Cioè, aspettate un attimo, vediamo un po'. C'è la frusta, che fa? Ce la cacci soltanto ma non la usi. Vabbè, dai, andiamo avanti, non fa niente. Visione, ragazzi, è inutile che ve lo dico, l'abbiamo visto veramente tantissime volte. Vi ho fatto vedere come passa attraverso le grate e non c'è bisogno di descrizione. Per chi mi segue sa benissimo che è uno dei miei preferiti, soprattutto per i passaggi quelli difficili. Andiamo avanti con Wolfstein. Ok. Ammazza che barbetta. In pratica è la versione corta di Hulk, un po' più barbuta. Scusate un attimo, aspettate, ho sbagliato. Ah, può lanciare
Vediamo se lancia veramente. Sarebbe il prezzo e tasse escluse? Sarebbe praticamente lurdo. Cazzo, non riusciamo a colpire niente. Ma porca di quella miseria. Ma scusami, non è possibile che non riusciamo a colpire niente da questo. Non vuole neanche. Ah, in pratica non colpisci da lontano. Ah, che fantastica meraviglia. Vabbè, dai, sei una merdina praticamente. Andiamo avanti. E abbiamo War Machine. Anche lui abbastanza veloce. Porca di quella miseria, avete visto come ruota? Vabbè, è normale che può mirare e sparare dalla distanza. C'è questo colpo contro il bot. Ok. E poi naturalmente possiamo mirare, anche in questo caso, sparare in questo modo. Come potete vedere, lo stiamo distruggendo. Andiamo avanti con Wasp, classico. Questi qua sono divertenti, questi qua. È diventato praticamente minuscolo, eh. No, aspetta, aspetta. Com'è che diventa grande e piccolo? No, aspettate un attimo. Così voli, così scendi. Ah, ok. Ah, ecco, diventa praticamente. È quando vola che diventa piccolino. Oh. E può anche schizzare veloce. Aspetta un attimo. Ah, oh, è anche abbastanza veloce. Vedete come batteriato. Bello, bello, bello. Ci piace. Naturalmente per sparare usi sempre le stesse tecniche. E non c'è nessun laser. Vabbè, andiamo avanti. Vendigo. E beh. Non so qua di lui chi è il più cattivo, eh. Diciamo che sicuramente. Scusate, sicuramente ha paura. Porca miseria, che colpo. Non credo che possa mirare da lontano, ma neanche no. E infatti può praticamente lanciare così. Vabbè, questo è quello che fanno in pratica tutti quanti quelli grossi. È molto bello, eh. Bianco, fatto bene. Andiamo avanti. Abbiamo la tigre bianca. Ha ragione, spacca, spacca. Fa anche lui la piroetta. Non mira, non spara, non vola. Giustamente è una tigre, che cazzo deve volare? E basta. Non ci abbiamo più niente. Andiamo avanti. Wicca! Questo in pratica lancia una sorta di. Sì, ma vola naturalmente anche lui. Fa la picchiata. Aspettate un attimo, vediamo un pochettino di colpire il nostro Hulk rosso. Yes, in pratica colpisce anche dalla distanza. Il fatto di volare è abbastanza classico. Andiamo avanti. Abbiamo soldato d'inverno. Pensato all'inverno, questi qua in pratica sono quei classici personaggi. Lancia. Vabbè, diciamo che lancia anche le bombette, vai. Pensavo che sparasse soltanto, invece riesce anche a colpire le bombette. Basta, non fai più niente. Ah, vabbè, giustamente chiama anche il soccorso. Andiamo avanti con Wizard. Che caschetto che c'è? C'è un bel caschetto. Lancio laser sempre pronto a una debita distanza. Ma vola anche una sorta di bollicine. Bello questa cosa delle bollicine. Ci piace, ci piace. E possiamo anche atterrare di qua. Non si trasforma, non chiama nessuno. Che fine ha fatto il grosso? Eccolo là. Non ti incacchiare. Poi abbiamo raggio X. Raggio X lo conosco bene. È veramente fatto bene. Non so se riuscite a vederlo da vicino. È molto carino. Atterraggio fantastico. Può colpire naturalmente al ginocchio. E basta, basta. Non fa più niente. Yes. Questi li abbiamo completati. Quindi sono quelli che abbiamo inventato. Poi abbiamo Iron Man Spazio. In pratica è abbastanza simile agli altri. Cambia più che altro per la colorazione. Sono fatti sempre molto bene questi qua degli Iron Man. Colpisce sempre come War Machine, se non sbaglio. Poi non me lo ricordo perché sono una marea. E vola naturalmente. Atterraggio perfetto. Andiamo avanti con Iron Man Subacqueo. In pratica credo che possa andare in acqua, eh. Anche lui vola. Atterraggio fantastico. Da quest'altra parte. Vediamo se riusciamo a colpire sempre. Yes. E basta. Caricamento. Vediamo un po' se riusciamo. No, spara soltanto. Andiamo avanti con Iron Skull. Iron Skull in pratica vola anche lui. Quindi è un buon personaggio da poter utilizzare se vogliamo sparare. Da vicino c'è un bel costumetto. E in pratica lancia anche lui le bombe, quelle là a 3.
a colpire, la colpisce in questo modo. Chiama anche il soccorso. E l'arco del raggio è sempre abbastanza buono. Andiamo avanti con Capitan America Spazio. In pratica il Capitan America con una marea di aggeggi. Infatti lo vedo anche molto più pesante. Lancia anche lo scudo, almeno credo. Vediamo un po' se riusciamo a colpire qualcosa. Ma neanche no. Incredibile, cioè ci troviamo a Manhattan e non riusciamo a colpire niente. Però voglio capire. Sì sì, ok, lo lancio, lo lancio. Atterraggio così. Non carica un tubo. Mazza, lo scudo gli arriva dopo 20 minuti, eh. Andiamo avanti con Captain America Subacqueo. Questo è carino perché in pratica è molto simile, ma c'ha anche le pinne. Penso riusciate a vederle. Però naturalmente anche lui lancia lo scudo normalmente. Ok, è atterraggio sempre uguale. Non credo che voli, giustamente no. Come potrebbe volare con le pinne? Andiamo avanti con Hyperion. Hyperion dovrebbe volare, c'ha pure il mantello. E infatti così è. Te lo faccio vedere da vicino. Non è che sia tanto forte, almeno credo. C'ha questo laser con gli occhi, eh. Non so se riuscite a vederlo. Penso proprio di sì. Colpisce abbastanza bene. E basta, non fa più niente. No, non fa più niente. Andiamo avanti con Atlas. Atlas è bello perché in pratica quando atterra, avete visto come diventa grande? E ridiventa grande così. Diciamo che vicino a Hulk penso che sia abbastanza più grande. Infatti non lo colpisce perché è la sua tecnica questa. Però è un po' pesantino quando colpisce così. Ve lo faccio un'altra volta piccolo. E un'altra volta grande e piccolo. Andiamo avanti. Basta. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Citizen V. C'ha la bella spada. E basta, eh. Sicuramente farà la trottorella. No, non la fa la trottorella. Scusa, mi ho sbagliato. Non fai la trotta, come mai? E basta. Apparentemente questo non fa niente. È incredibile, ragazzi. È incredibile. Vabbè, andiamo avanti con Jot. Sparo facile. Vediamo un po'. Ok, colpisce alla grandissima. Atterraggio. Niente da fare. Non è che faccia qualcosa di particolarmente galattico. Comunque andiamo avanti con Matt. Questo penso che voli. Sì, infatti vola alla grande. Credo anche abbastanza veloce, ma non tantissimo. Per ciò che riguarda lo sparo. E lancia anche le bombe a 3. Ma niente di particolare. Belle le ali che c'hai, eh. Andiamo con Meteorite. Meteorite è fatta veramente molto bene. Vola anche lei. Sembra tipo come se dovesse camminare. Colpisce a lunga distanza. E basta, basta, basta. Atterraggio. Ok, colpisce. L'atterraggio lo fa diverso dagli altri. Atterra col pugno. Poi abbiamo Songbird. È bellissima, eh. Avete visto che belle ali che c'ha. Atterraggio. A colpire. E fa questo, guardate. Una sorta di aura protettiva. In maniera tale che nessuno ci può colpire. È attrezzata, diciamo, abbastanza bene. Andiamo avanti con... Questa chi è? Aspettate un attimo. Abbiamo Tecco. Dovremmo avere, in teoria... superato. No, non l'abbiamo ancora superato. Ok, quindi parliamo di Tecco. Avete visto come colpisce anche questo? Ok. In pratica è una sorta di... Sì, è tutto ben potenziato. C'ha una sorta di pugni. Vediamo come si può fare. Perché poi non me li ricordo tutti quanti. No, questo non fa un tubo, carino. Non fa un tubo questo. Vabbè, andiamo avanti con Agente 13. Questi qua sono i primi personaggi che fanno parte dei DLC. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere dei DLC di Civil War. I primi che uscivano praticamente. Lanciamo la bombetta. Beh, questo variante non fa un tubo a parte lanciare le bombette. Altro personaggio, Pantera Nera Civil War. Infatti ricordavo bene. Ve lo faccio vedere bene da vicino. È carino, è carino. Pisce abbastanza bene. Dovrebbe fare la piroetta. E infatti così fa.
e atterraggio. Andiamo avanti con un altro personaggio di Civil Captain America Civil War. In pratica sono abbastanza simili, ve li faccio vedere più che altro per l'estetica, ma sono abbastanza simili anche agli altri. Cambia un po' l'outfit. Ok. Poi abbiamo altro personaggio, Cosworth, pure l'abbiamo utilizzato veramente tantissimo, soprattutto per sbloccare dove ci sono i computer dello Shield. Fa poco e niente, però è molto bello e cattivo. Sembra un po' quelli là che hanno dei guerrieri della notte. Non so se avete visto il film, Falcon. Falcon è bello, Avete visto com'è, cavolo, a terra, ve lo faccio vedere anche da vicino. È cattivo al punto giusto. Per ciò che riguarda gli spari, c'ha la sua doppia pistoletta, ma non colpisce un tubo. Andiamo avanti con Iron Man MK46. Questo non so se l'abbiamo già visto negli altri. È molto veloce, almeno così sembra, e vola bene soprattutto a bassa quota. Gli altri spesso si incartano, ragazzi. Abbiamo Scarlet Witch. Scarlet Witch l'abbiamo utilizzato soprattutto per manovrare le menti delle persone. Non è che sia chissà che cosa, però diciamo è molto brava. Avete visto quando si incacchia, infatti viene anche un po' di malessere. Andiamo con War Machine, altro personaggio di Civil War. Anche lui vola. Vi faccio vedere da vicino com'è. C'ha una marea di aggeggini, okay, e colpisce anche a debita distanza. Atterraggio, non fa più niente. Ok, perfetto. Possiamo andare avanti con Soldato d'Inverno Civil War. Pratica è abbastanza simile all'altro. Vediamo se lancia. Ah, ecco, chiama anche lui il soccorso. Non quello stradale, naturalmente. Andiamo avanti con Barone Zemo. Sicuramente farà anche lui la trottola. E infatti avete visto tutti quelli che hanno la spada, o perlomeno la maggior parte, hanno questo fatto che fanno la torta. Ok, caccia anche lui la pistola per sparare. Poi abbiamo Cavaliere Zero. Questi pure fanno parte degli altri DLC che sono usciti, che non erano quelli con il livello, ma in pratica una sorta di pacchetti che sono stati regalati, credo un po' a tutti. Io avevo... Questo è molto divertente che fa, Avete visto? Guardate qua. Io avevo il Season Pass, quindi non so se li regalano anche chi non ha il Season Pass. Credo di sì, però, Piroetta. E andiamo avanti. Cerchiamo in questo episodio di finirli tutti. Abbiamo Cavaliere Nero. Questo è divertente. Penso che anche lui dovrebbe fare la piroetta. E infatti così, Sì, colpisce in questo modo. Vediamo un po' come colpisce. È abbastanza abile con le armi. Una sorta di cavaliere. Ok. Andiamo avanti. Abbiamo Incantatrice. Ah no, mi ricordavo che volasse l'incantatrice. E invece no. Anche lei c'ha l'aura protettiva. Molto molto carina. Basta. Andiamo avanti. Abbiamo Executioner. Questo non me lo ricordavo proprio, vi dico la verità. La cosa bella è che ce ne sono talmente tanti che spesso uno ci si perde completamente. Tieni Hulk. Ah, per poco, per poco. Praticamente non ti ho proprio mirato. In pratica così lascia sempre la stessa cosa. Ma no, niente, vabbè dai, non fa niente, non ti becchiamo. Passiamo con Iron Man classico, vabbè. Iron Man classico. Volano sempre abbastanza bene gli Iron Man, Ve lo faccio vedere da vicino, in pratica non c'ha il casco, Atterraggio sempre simile. Dovrebbe sparare, e infatti spara. Vediamo se almeno riusciamo a colpire qualcuno. Ok. E infatti così è. Andiamo avanti con Melter. Melter quando salta sembra il tipo che voglia vomitare praticamente. C'ha questo fascio di luce veramente galattico, Aspetta un po'. Oh, cavolo. Scusami, ma lo dobbiamo provare. E quando dobbiamo provarlo, dobbiamo provarlo. Non fai più niente. Perfetto, non chiami nessuno. Andiamo avanti con Uomo Radioattivo. Che poi, vi dico la verità, Non assomiglia poi tanto all'Uomo Radioattivo
dei Simpson. Cogli l'atomo fuggente. Cogli l'attimo fuggente. Cogli l'attimo fuggente. Cogli l'attimo fuggente. Ok, magari ci troviamo anche Milhouse. No, neanche quest'altra parte, va bene. Vabbè, non fa niente praticamente questo. Cambia soltanto un po' di colore. Thor classico. Vabbè dai, Thor classico. Come dice lo stesso la parola, in pratica è molto simile agli altri Thor. Ma è quello classico. Io lo utilizzo soprattutto per distruggere, che quando atterra mi distrugge tutto. Whirlwind. Vola. È figo questo fatto che in pratica si crea una sorta di vento attorno quando corre. Non è neanche, è anche abbastanza veloce. Fa anche la piroetta. Caricamento. Armi abbastanza buone. E basta. Andiamo avanti con Capitan Marvel. Di qua ce ne sono anche tanti. Questi fanno parte del DLC, degli ultimi tre DLC che sono usciti. Alcuni penso che erano esclusiva soltanto Sony, per cui non so se sono usciti per tutti. Bello questo raggio di sole. E andiamo avanti. Quindi abbiamo un altro. Abbiamo un cavaliere mascherato. Mi pare che dovrebbe essere abbastanza simile all'altro, solo che c'ha la maschera. Del resto lo dice anche la parola. Ok. Infatti anche l'atterraggio è sempre lo stesso. Ah, sono soltanto due. Ok, andiamo avanti con Ken il conquistatore. Diavolo. Come colpisce? In questo modo. Atterraggio. Non vola naturalmente. E colpisce così. Andiamo avanti con Magnitron. Magnitron. Ok. Avete visto che praticamente c'è una pronuncia galattica, eh? Ok, bello questo fascio di pur che riesce a sparare. Ma non vola. No, no, non vola. Vediamo un po' se riusciamo a fargli fare qualcosa. Manco per niente. No. Ok, possiamo andare avanti anche con lui. E abbiamo Moonstone. Ah, Moonstone vola. Vediamolo. Vediamo un po'. No, colpisce da quest'altra parte. Cavolo. Ah, è bella questa cosa che salta, eh. Sì, pratica così. E fa così. Perfetto. Andiamo avanti con Bold Cakes. Pensavo che fosse una sorta di Captain America. Che fai? Riesci anche a alzare qualcosa da terra? Infatti sì, mi sembrava strano che non lo alzasse. In pratica rompe già la terra. È un po' incacchiata. Vabbè, andiamo avanti con Tick. Tick, se non ricordo male, non fa un tubo, eh. Infatti spara soltanto. Atterraggio. E non vola nemmeno. Forse è bello per la cresta, ma niente di particolare. Posa, posa. Warbird. Eccolo qua. Fascio. C'ha un bel fascio con gli occhi, eh. Questo è potente, eh. L'avete visto? Vola anche. Atterraggio. E spaccata. Basta, non fai più niente. Andiamo avanti con Wonder Man. Da non confondere con Wonder Woman. Non va più veloce, eh. Ah, strano. Fascio. E poi basta, non fa più niente. Andiamo avanti con Ant-Man. Qui ne abbiamo qualcuno, eh. Vi faccio vedere come si fa la costruzione. Ecco qua. Grande. Piccolo. Grande. Piccolo. Guardate che questa è una delle cose più belle. Caratteristiche. Ce ne sono alcuni, eh. Quindi abbiamo questo qui. Poi abbiamo i vari Scotland. Eccolo qua. Non so neanche se a questo punto si trasformi direttamente. E infatti sì, si trasforma, avete visto? Back. Questa è fighissima questa cosa. Super, questa cosa è fighissima. Poi avete visto voi come lo potete utilizzare anche per passare attraverso le grate. Un po' come visione praticamente. Sì, sì, questo l'abbiamo già visto, basta. Ok, poi che cosa abbiamo da quest'altra parte? Questo l'abbiamo visto già, tutti e due. Poi abbiamo Eggpinji. Ok. Questi in pratica non fanno un tubo, eh. Sono abbastanza simili. Si trasforma anche lui un pochetto con i ragni, ma niente di particolare. Si mette il costumetto. Ecco qua. Un po' simile all'altro.
si mette in posizione e cambia un po' di colore. Ok, qui che cosa abbiamo? Aspetta un po', vi faccio vedere anche quest'altro, ma tanto avete visto che sono abbastanza simili, fanno più o meno le stesse cose. Ok, poi abbiamo Anthony. Questa è bella, vi dico la verità, fa anche un pochettino impressione. Non vola, più forte, spara una sorta di ragnatela, ma niente di particolare, non vi pensate chissà che cosa. Diventa anche più piccolo e più grande, più piccolo e più grande. Andiamo avanti con Kessling. Questo in pratica lancia quella che lancia gli scoiattoli, se non sbaglio, no? No, lancia gli orsacchiotti, ok. Atterraggio così. Sì, se lo porto in mano. Aspettate un attimo. Ah no, ruota soltanto. Vabbè, niente di particolare. Oh, one die. Ammazza. Ok. Avete visto? Fa questa bella cosa che è molto carina. Capriola all'indietro. Fantastico. Però poi per il resto non fa praticamente un tubo. No, lo faccio vedere da vicino. C'ha un bel caschetto. Andiamo avanti con Luis. Questi qua diciamo che non fanno veramente poco e niente, colpiscono soltanto con la pistola. Vabbè, fischia anche, questa è la caratteristica, fischia. Se volete un personaggio che fischia potete prendere lui. Ma abbiamo Wasp. Questo vola, in pratica come quell'altro che non mi ricordo quale, e diventa piccolino soltanto quando vola. Colpisce dall'altra parte e basta. No, poi non fa più niente, ok? Basta, diventa così. E infine abbiamo Calabrone. Calabrone è bello perché avete visto che aggeggio che c'ha dietro. Anche lui più veloce, diventa anche lui più piccolo. Magari ci diventi anche più grande. Ecco che cosa buona, basta così, non diventa più niente. Calabrone abbiamo anche Darren Cross, che in pratica c'ha una sorta di pistola molto molto bella, ma non fa niente di particolare, spara soltanto e basta. Anzi, non sembra neanche che... Ah, ecco, spara, spara. Diciamo che fa un po' cagare la pistoletta. Però poi si trasforma anche in questo modo, in Calabrone. Ok, credo che li abbiamo praticamente visti completamente tutti. Ve li ho fatti vedere. Ok, ragazzi, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Non vi ricordate sempre di commentare, sempre di mettere mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.